Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Sotterfunk. Questa sera avremo molte cose da mostrarvi, ma cominceremo con un argomento di attualità. Il cucciolo di balenottera disperso nelle acque della Calabria. Se ne è molto parlato in questi giorni in giornali e telegiornali. Noi abbiamo cercato di capire meglio il senso di quello che è accaduto, perché lo vedrete, un episodio di questo tipo può essere visto in vari modi e può porre persino un problema paradossale, cioè è giusto oppure no tentare di salvare un animale in difficoltà. Ma per cominciare vediamo però il contesto della vicenda ascoltando il nostro inviato sulle coste della Calabria. Ecco, ci troviamo nel punto esatto in cui è stata avvistata la balenottera. Pensate che da Natale questa balenottera continua a farsi vedere quasi ogni giorno proprio in questo tratto di mare, che ha un nome molto suggestivo, si chiama Costa Viola. Ce la farà? Beh, è difficile dirlo. È in un'età critica in cui cresce ad un ritmo impressionante, a patto però di ricevere oltre 100 litri di latte materno al giorno. Quello che non quadra però è che è da più di 25 giorni che sopravvive senza questo latte, quindi deve aver trovato per forza un altro modo di nutrirsi. Forse si ciba dei banchi di piccolissimi pesci che proprio in questa zona abbondano. Quindi c'è un cauto ottimismo sulle sue possibilità. Qui c'è molta emozione per la sua sorte e anche una grande mobilitazione per tentare di salvarlo. Ecco, noi ci troviamo a bordo dell'imbarcazione della Società Nazionale di Salvamento, qui della sezione di Palmi, che per prima lo ha avvistato. Cosa si può fare per salvarlo? Beh, si è già tentato di dargli una specie di biberon molto speciale, fatto con una pastura di pesci piccolissimi, ma è andato a vuoto. In realtà possiamo fare ben poco. La sua unica salvezza sarebbe quella di incontrare una femmina in grado di adottarlo e di allattarlo. Ma non si conoscono precedenti di questo tipo tra queste balene. In realtà il solo modo che abbiamo di aiutarlo è nell'eventualità che si arenasse su una spiaggia tremato, bene, sarebbe quello di intubarlo e di fornirgli del latte molto ricco perché si riprenda. Come vedete la situazione è difficile e dovrà contare unicamente sulle proprie forze. Questo cucciolo di balenottera ha fatto riscoprire il mondo delle balene al grande pubblico. Un mondo che è molto presente nei nostri mari, nel Mediterraneo, con esemplari a volte giganteschi, specie numerose. Pensate che se questa balenottera dovesse sopravvivere, raggiungerebbe i 24 metri di lunghezza e oltre 50 tonnellate di peso. È il secondo più grande essere vivente del pianeta, dopo la balenottera azzurra, e si calcola che nel Mediterraneo siano circa 3.500 queste balenottere e si concentrano soprattutto nei nostri mari. Un mondo ancora poco noto, fatto di comportamenti e soprattutto di linguaggi da scoprire, che a volte emerge letteralmente all'improvviso sotto i nostri occhi come qui, a Palmi, in questo dramma della balenottera. Questo cucciolo sembra dunque aver perso il contatto audio con la madre, per così dire, è caduta la linea, insomma. Oggi i biologi stanno appunto scoprendo su quali frequenze trasmettono i loro messaggi le balene e questo tipo di studi permette forse di capire meglio cosa può essere accaduto a questo piccolo. Ce ne riferisce Marco Visalberghi. Cosa permette a una mamma balenottera di tenersi in costante contatto con il suo cucciolo? Con precisione nessuno lo sa. Ma chi studia da tempo i cetacei, come il biologo Giuseppe Notar Bartolo dell'Istituto Tetis, ha avuto più volte occasione di osservare la madre separarsi di molte centinaia di metri dal figlio. Poi, come in risposta ad un misterioso segnale, i due convergevano all'unisono, l'uno verso l'altra. Non poteva che trattarsi di un richiamo sonoro, ma tutti i tentativi fatti per registrarlo sono sempre falliti. La verità è che le balenottere trasmettono suoni molto bassi, che soprattutto nel Mediterraneo si confondono tra i rumori delle navi e quelli dei movimenti tellurici, del vento e delle onde. Ecco come appaiono le vocalizzazioni in una rappresentazione grafica. Possiamo vederle ma non udirle, perché si tratta di suoni compresi tra i 17 e i 25 Hz. Per renderli percepibili ai nostri orecchi, dobbiamo velocizzarli di almeno 5 volte. Ascoltate.
Abbiamo realizzato questi grafici con l'aiuto di Gianni Pavan del Centro di Bioacustica dell'Università di Pavia. Questi suoni si propagano velocemente nell'acqua e possono essere percepiti anche a 200-300 km di distanza. Con il sostegno della Marina, i ricercatori hanno iniziato a passare al setaccio le registrazioni sottomarine per individuare, in mezzo al rumore di fondo, i suoni emessi dai cetacei e tentare così di ricostruire le rotte migratorie usate dalle balenottere e dai capodogli del Mediterraneo. Il linguaggio delle balenottere è ancora in gran parte un enigma. Cominciamo invece a conoscere gli affascinanti canti di un'altra specie anch'essa appartenente alla famiglia dei balenotteridi, la megattera. Le sue melodie, direttamente udibili anche per noi, le hanno regalato un ruolo da prima donna sulla scena delle ricerche internazionali. Ogni individuo contribuisce ad elaborare il canto del suo gruppo familiare in una sorta di dialetto in continua evoluzione. Con tutte le semplificazioni del caso, qualcosa di simile deve essere vero, probabilmente, anche per le nostre balenottere. Professor Mainardi, penso che a volte ci siano, e anche in questo caso, dei problemi etici quando ci si trova di fronte a un animale in difficoltà. Cioè noi spontaneamente siamo portati a aiutarlo, a salvarlo, ma è veramente corretto dal punto di vista naturalistico aiutare un animale in queste situazioni? Ma vede, nel protezionismo ci sono proprio due anime. C'è l'anima zoofila, che tende effettivamente tutte le volte a salvare un animale quando è in difficoltà, che si preoccupa dell'individuo, e questo magari va anche bene per le specie che sono in difficoltà, dove ogni animale è prezioso. Poi c'è l'altra faccia, che è la faccia, potremmo dire, più ecologica, che si occupa della specie, cioè, e allora in questo caso sarebbe forse bene lasciare fare alla natura, e cioè se un individuo non ce la fa, deve essere messo in conto che questo individuo non deve partecipare alla formazione delle generazioni seguenti, e cioè deve in qualche modo essere soppresso, ecco, morire. Vuol dire, per esempio, che se non hai i sistemi giusti di segnalazione, certo, non deve tramandarli ai propri cuccioli. Ai propri direi figli. Che questo è un problema che si sono trovati a affrontare poi praticamente certi documentaristi. Infatti. Noi vorremmo farvi rivedere un pezzetto, eccolo qua, del documentario che abbiamo messo in onda la scorsa settimana. Qui c'è un leoncino in difficoltà, che è sperduto, che grida, che chiede aiuto. Molto coinvolgente, certo, da un punto di vista anche emotivo, soprattutto perché si tratta di un cucciolo. E arrivano le iene e questo leoncino viene sbranato. Ora, gli operatori erano presenti, avrebbero potuto salvare. Gli operatori si sono dati proprio una regola, e questa è una regola generale: il documentarista documenta ma non interviene, perché altrimenti la storia naturale di quella specie viene in qualche modo inficiata. Ecco, qui vediamo un'altra sequenza di un documentario che avevamo trasmesso, in cui un elefantino qui è in difficoltà, sì, anche lui abbandonato, anche qui viene aggredito da iene, poi le cose finiranno meglio. Qui finiscono bene, però certo anche in questo caso direi che è quasi difficile non intervenire, perché noi sappiamo molto leggere i segnali infantili, i messaggi che questo elefantino emette, perché è un linguaggio che scavalca anche i limiti della specie. E invece la regola in questo caso è proprio quella di raccontare le cose come vanno nella natura, senza tentazioni di tipo zoofilo. Del resto gli stessi documentaristi hanno raccontato in un altro documentario qual è il loro disagio in questa situazione di non poter intervenire. Sentiamo qual è il loro commento. Per noi fu una notte interminabile, una notte piena di angoscia. Eravamo attenti al più debole fruscio sull'erba. Ci trovammo a combattere con i nostri sentimenti. La tentazione di intervenire era troppo forte. Ma ci convincemmo che dovesse essere la natura a prevalere e aspettammo insieme al piccolo Tau. Comunque, professor Mainardi, questo slancio, questo entusiasmo per cercare di salvare la balenottera è un elemento positivo. Beh, sicuramente, se non altro per una crescita della nostra sensibilità naturalistica. E non dimentichiamo che forse questo animale non aveva dei difetti, perché ormai il Mediterraneo interferisce con le sue tecnologie e le sue reti nei sistemi di comunicazione delle balene. D'altro canto, ogni tanto qualche bambino si perde nei supermercati e non è detto che abbia dei difetti genetici. Grazie, professor Mainardi. In questo numero...
nei sottosuoli di una grande città sulle tracce della peste del 600. Gocce preziose ed effimere, irresistibili armi di seduzione, i profumi, chi li inventa, chi li produce? Dentro l'etichetta per sapere se è meglio l'acqua minerale o l'acqua del rubinetto di casa. Donatori di seme, padri per corrispondenza senza diritti civili, ma la biologia ci insegna. Bene, cominciamo questa sera con una storia allucinante. Nel 1350 Genova era una potenza marinara e possedeva scali commerciali un po' ovunque. Uno di questi scali era la città di Kaffa in Crimea. E in quell'anno, 1350, i tartari assediarono questa cittadina senza però riuscire a conquistarla. Anzi, furono colpiti da un'epidemia di peste e obbligati a togliere l'assedio. Ma prima di partire fecero una cosa terribile. Misero su delle catapulte dei cadaveri di appestati e li lanciarono oltre le mura all'interno della città. Un primo esempio drammatico di guerra batteriologica. Drammatico perché molti abitanti fuggirono e con le loro navi la peste si diffuse prima a Costantinopoli, poi in altri porti e in altre città. Fu l'inizio di una serie di focolai e di epidemie che, con vicende alterne, per ben 4 secoli devastarono l'Europa. A Genova si sono recentemente ritrovati i resti di migliaia e migliaia di appestati morti nella grande epidemia del 600. Seguiamo i nostri inviati e scopriamo uno spettacolo impressionante che dà l'idea di cosa significasse per una città essere colpita a quel tempo dalla peste. Siamo a Genova, a Piazza De Ferrari. Bisogna dire che quando si parla di peste non si può fare a meno di pensare a una tragedia di proporzioni colossali, con le decine di milioni di morti che ha provocato solo qui in Europa. Oggi la peste sembra lontana, qualcosa legata ai secoli passati. Eppure le tracce di questa tragedia sono ancora ben presenti e a volte si trovano proprio qui, sotto i nostri piedi. Ecco, noi qui siamo nei giardinetti dell'Acqua Sola. Eccoci qua. Allora, pronti per l'esplorazione? Prontissimi. Ciao, come va? Buongiorno. Salve. Allora, questa è l'entrata. Va bene. Allora, possiamo andarci a vestire? Andiamo a prepararci. Per esplorare questi ambienti sepolti ci vuole però l'aiuto di guide molto particolari, dei veri e propri speleologi. E con noi sono Roberto Bixio e Stefano Sai della Società Speleologica Italiana. E possiamo contare anche sull'assistenza della squadra flessibile dell'AMGA. Ecco, allora, vogliamo andare? Certamente. Perfetto. Ecco, è importante legarsi a questo cavo d'acciaio anche perché la scala che prenderemo è molto scivolosa. Allora andiamo. A Genova, come in molte altre città italiane ed europee, calarsi in tombini come questo significa fare un vero e proprio salto nel tempo e trovarsi faccia a faccia con quella tragedia. In ogni città esiste un vero e proprio labirinto di cunicoli e cavità che sono poco conosciuti e inesplorati o dei quali esistono delle mappe molto imprecise. Ecco, e noi andremo alla scoperta e all'esplorazione proprio di uno di questi. Si tratta di un vero e proprio percorso ad ostacoli, pieno di trabocchetti naturali. Ecco, sotto questo strato d'acqua c'è uno spesso strato di melma maleodorante che risucchia letteralmente gli stivali. Ecco, queste mura sono le mura
di uno dei bastioni fatti costruire dall'ammiraglio Andrea Doria a metà del 500 per aumentare e migliorare le difese della città. In seguito sono state risepolte e oggi si trovano ancora qui, integre, dopo secoli. Ecco, ma qui si fanno anche altre scoperte. Questa cos'è? Un'apertura? Sì, questa è una breccia per entrare nei sotterranei della fortificazione. E non è facile. Grazie. Ecco. Ecco. Qui già ci sono molte ossa. E sono ossa umane. Questo ad esempio è un femore. Ecco. Qui c'è anche un cranio. Ci sono ossa ovunque. È uno spettacolo impressionante. Sono alcune delle vittime della peste del 1657, accaduta una trentina di anni dopo quella descritta da Alessandro Manzoni. Ecco, qui ci sono le ossa di uomini, donne, vecchi, bambini, insomma, individui dei due sessi e di tutte le età. Ecco, tra l'altro una cosa da dire è che non c'è da preoccuparsi, perché non c'è il pericolo di contagio, ormai il morbo della peste è scomparso da tempo. Qui i resti sono talmente numerosi, saranno migliaia, si ha quasi difficoltà a vedere dove mettere i piedi. Questi sono i corpi di una delle tre fosse comuni della pestilenza di Genova. A Genova appunto c'erano tre fosse comuni, ma questa qui non era una fossa comune. I corpi sono arrivati qua in tempi successivi, durante una bonifica di quelle fosse comuni. Ebbene, sono stati ributtati tutti qua dentro, tutte queste ossa sono state riversate qui attraverso questi camini, queste aperture che portano in superficie. Ecco, qui c'è l'accumulo più impressionante. È una vera e propria torre di ossa umane. Solo qui, in questo punto, ci saranno centinaia di individui. E si vede chiaramente che vengono tutti da lassù. Lassù c'è un tombino, è da lì che sono state poi riversate le ossa in tempi successivi alle pestilenze. E quello che impressiona di più forse è il fatto che si tratta solo di persone, ed esclusivamente di persone che hanno sofferto. Qua dietro ce ne sono altre, ci sono centinaia di crani e di ossa. È impressionante. Secondo alcune cronache dell'epoca, a Genova morirono 60.000 persone sulle 100.000 che vivevano, in pratica quasi due abitanti su tre. E qui ne abbiamo in un certo senso una chiara dimostrazione, perché stiamo letteralmente camminando su oltre 2 metri di spessore di ossa. Ma come avveniva il contagio? Beh, il principale veicolo di trasmissione della peste non sono i ratti, ma le loro pulci. In pratica le pulci succhiano sangue da un topo infetto, aspirano il bacillo della peste e lo trasmettono all'uomo quando lo mordono. L'uomo quindi è una vittima casuale, perché, contrariamente a quanto si crede, la peste uccide principalmente i roditori. In un'altra forma di peste, la peste polmonare, che è una delle più micidiali, il contagio avviene con il fiato. Il germe infatti si fissa nei polmoni e viene trasmesso attraverso delle microscopiche, praticamente invisibili, goccioline di saliva. Un po' come avviene con l'influenza. Basta un colpo di tosse, uno starnuto. Ma non bastavano pulci e saliva. Sembra accertato infatti che per la diffusione della peste ci vogliono anche delle particolari condizioni climatiche. Ci vuole un clima caldo e umido, esattamente quello che c'era in Italia a quell'epoca. Allora nessuno sapeva che la causa di tutto era un bacillo chiamato Yersinia pestis, perché è stato scoperto appena 100 anni fa. Quindi nessuno sapeva cosa fare per difendersi. E la psicosi ricordava molto quella sollevata dall'AIDS quando fece la sua prima comparsa.
Bisogna dire che nei secoli la peste ha avuto delle conseguenze molto profonde. Nelle città colpite venivano a mancare intere classi di artigiani, bloccando così la produzione, o magari intere classi di operai, bloccando la costruzione degli edifici. La peste può ritornare ancora? Beh, oggi sappiamo come curarla con gli antibiotici, quindi non farebbe più i milioni di morti del passato. Tuttavia, tragedie come quella che abbiamo visto ci insegnano che non bisogna abbassare la guardia. E il recente piccolo focolaio di peste in India è la prova che non è affatto sparita e che c'è un pericolo latente. Forse in questo caso tutto è cominciato con il lancio di appestati durante l'assedio di Caffa. Il risultato è stato che qui a Genova nel 600 è come se fosse caduta un'atomica biologica, che ha provocato lo stesso numero di morti di Hiroshima. Bene, parliamo ora di profumi. Noi vediamo continuamente in televisione la pubblicità di acque di colonia, di boccette meravigliose, carissime, grazie alle quali il successo del corteggiamento sembra essere immediato, fulminante. Ma cosa c'è dietro la creazione di questi profumi? Beh, ormai la chimica riesce a trovare delle combinazioni molecolari molto raffinate, inventando delle sensazioni odorose, sempre diverse, che le nostre cellule olfattive riescono a percepire e a codificare in sensazioni nervose di piacere. Ma dietro questa ricerca c'è pur sempre la natura, ed esistono oggi dei veri e propri esploratori che percorrono le foreste tropicali più remote per trovare nuove essenze in natura. Quindi dietro ogni grande profumo c'è una ricerca molto particolare, in un triangolo in cui l'esplorazione, la chimica e le sensazioni di piacere sono finalizzate a un enorme business. Lorenzo Pina è andato a vedere cosa c'è dietro questa insolita ricerca. Che buon profumo! Obsession, Shock, Joe, Poison. Profumi famosi ed esclusivi che la pubblicità ci suggerisce come irresistibili armi di seduzione. Una goccia del prezioso ed effimero liquido e il gioco è fatto. Ma come nasce l'idea di un grande profumo? Chi lo progetta e lo realizza? In tutto il mondo le imprese che lavorano sui grandi profumi sono poche, meno di una decina. È in queste ditte che si trovano i nasi raffinatissimi, cioè i creatori dei profumi più famosi che poi verranno lanciati sul mercato sotto varie etichette. Abbiamo seguito come nasce un grande profumo. Il primo passo è la raccolta degli ingredienti necessari, nuovi odori e nuove essenze. Il luogo dove cercarli è piuttosto scomodo, la foresta tropicale, in questo caso nel Costa Rica. Il creatore di profumi si trasforma in audace esploratore e si avventura nelle calde giungle tropicali sulle tracce di profumi inediti e di idee originali. Un fiore dall'odore sconosciuto e ovviamente gradevole. Non c'è nemmeno bisogno di raccoglierlo, basta catturarne la fragranza con questa campana di vetro e una pompa aspirante. Ecco il segreto di un fiore tropicale mentre viene racchiuso in una minuscola fialetta in pochi millimetri cubici di aria. In una spedizione viene messa insieme una vasta collezione di profumi naturali, cioè decine e decine di fialette. Sotto la guida di esperti botanici, gli angoli più promettenti vengono attentamente setacciati. La scomparsa delle foreste tropicali, fra gli altri danni, priverà anche i creatori di profumi del loro straordinario e ricchissimo archivio di odori. Secondo passo, bisogna analizzare quale composto chimico o quale miscela di composti è alla base dell'odore catturato al fiore tropicale. Oggi questa analisi chimica è completamente automatizzata. La risposta è immediata. Il computer fornisce perfino il grafico della formula chimica. Il segreto del fiore tropicale è stato svelato. Adesso bisogna riprodurre artificialmente quelle molecole profumate. Anche questa fase è ampiamente automatizzata. Nelle boccette sono racchiuse più molecole profumate di quelle che si potrebbero estrarre raccogliendo fino all'ultimo esemplare di un particolare fiore tropicale.
Siamo arrivati alla fase creativa. Qui, nelle loro stanze cosparse di boccettine piene di odori e di essenze, gli inventori di nuovi profumi progettano sintesi originali. Un nuovo profumo, infatti, non contiene soltanto l'odore appena scoperto di un fiore tropicale, ma molti altri odori già noti come la vaniglia, il limone o l'arancio. L'abilità dei creatori di profumi si trova proprio nel mettere insieme vecchi e nuovi odori nelle giuste proporzioni per realizzare qualcosa che sia al tempo stesso inedito, ma anche familiare. Le idee dei creatori di profumi si trasformano in centinaia di prove e di boccettine. Qui i tecnici preparano, secondo le indicazioni degli inventori, i vari profumi di prova. Prima di arrivare al prodotto definitivo sono necessari numerosi test, controlli e riunioni, dove gli inventori si scambiano idee e critiche, e dove il cliente che ha ordinato il profumo può dare i suoi suggerimenti. Si tratta di un processo lungo e tortuoso che può durare anche 2 anni. Quando infine la scelta si sarà ristretta a poche alternative, comincia l'ultima fase, quella dei test finali. Si tratta in realtà di una vasta gamma di test. Vi sono quelli psicologici. Qui si tenta di capire quali associazioni mentali stimoli il profumo. Le domande riguardano ad esempio il colore o la musica che fa venire in mente il nuovo profumo. Vengono poste anche domande più tradizionali, come indicare il grado di piacevolezza o confrontare la nuova fragranza con odori classici di riferimento. I test non finiscono qui. Un buon profumo deve diffondersi nell'ambiente con una certa velocità. Ecco come si misura questa caratteristica. In condizioni di temperatura e di ventilazione rigidamente controllate, ma soprattutto isolato da altri odori, il profumo viene lasciato ad evaporare. A intervalli prestabiliti si annusa l'aria e si dà un giudizio. Il nuovo profumo, straordinario se annusato dalla boccetta, potrebbe rivelarsi assai meno inebriante una volta a contatto con la pelle umana. Nuovi test per capire come funziona l'incontro fra la pelle e il profumo. È solo dopo aver passato queste e altre prove per verificare che non sia tossico o provochi facilmente allergie che il lavoro per creare un nuovo profumo può dirsi terminato. Adesso sarà il turno di pubblicitari ed esperti di marketing che dovranno deciderne il nome, la forma della boccetta, la confezione e organizzare tutta la campagna pubblicitaria. Anche per i profumi, come per i vestiti, le mode si susseguono sempre più rapidamente. Qual è la tendenza attuale? La tendenza attuale è verso profumi semplici, leggeri, quasi unisex, che sia uomini che donne possono portare. Questa è la tendenza attuale. Insomma, sintetizzare un profumo è un'operazione gigantesca che non sempre riesce. Ogni anno vengono lanciati in media 4 o 5 nuovi grandi profumi. Ovviamente, imprese enormi come questa non potrebbero sopravvivere producendo solo pochi straordinari profumi. E infatti il grande business è un altro, i profumi meno ricercati e più a buon mercato che finiscono negli shampoo, nei saponi o nei detersivi. Il profumo di pulito è fra i più richiesti. Bene, vorrei aggiungere una piccola cosa. Vi siete mai chiesti come mai per sentire meglio un profumo è bene strofinarlo prima sulla pelle? La spiegazione sta in questi due piccoli tubi. All'interno abbiamo messo una sostanza chimica che lentamente si volatilizza. Uno di questi due tubi è stato poco fa riscaldato, la velocità di evaporazione, quindi lo vedete, aumenta rapidamente, il colore rosso si espande. Le molecole infatti con il calore entrano in agitazione e si muovono più velocemente nell'aria. Ecco, ora si vede bene la differenza. Questo fa sì che nei climi caldi gli odori si diffondano maggiormente che in quelli freddi e spiega appunto perché c'è l'abitudine di sfregare la mano sulla pelle perché l'attrito fa aumentare la temperatura e il profumo in questo modo si volatilizza meglio. Bene, Lorenzo Pina mi diceva poco fa che queste aziende ormai non producono soltanto profumi ma anche gusti. Sì, hanno praticamente delle collezioni di migliaia di sapori che sono raccolti in queste boccettine che sono messe in questi scaffali come un enorme archivio e vengono impiegati per rinforzare il gusto della, non so, della pizza o delle fragole che devono essere congelate e quindi in questo processo potrebbero perdere il vero sapore. Quindi migliaia di gusti, un grosso business. In passato erano soprattutto i profumi a rappresentare il grande business. Forse oggi sta partendo questa nuova linea. Sicuramente.
Avete visto una nuova intersigla ieri e oggi. Abbiamo infatti pensato di inserire quest'anno in Super Quark una piccola rubrica di un minutino che ci mostri quanto è cambiato il mondo in breve tempo sotto la spinta della tecnologia. La tecnologia infatti non ha soltanto portato molte comodità, ma ha spesso rivoluzionato la struttura stessa della società. Basta pensare che ha ridotto verticalmente l'analfabetismo, ha azzerato le distanze con le telecomunicazioni, ha reso possibili i weekend e le vacanze, ha ribaltato il rapporto tra vecchi e giovani, eccetera. Ogni volta cercheremo di mostrare qualche fotogramma del passato confrontandolo con il presente e non mancheranno le sorprese. Il minutino di oggi è dedicato al traffico cittadino. Quando non c'erano le auto, come andavano le cose? Bene, ecco quello che accadeva a Londra nel primo Novecento. 1908, dalle officine Ford a Detroit esce il primo esemplare del modello T, la vettura che inaugura in tutto il mondo l'era dell'automobilismo di massa e anche quella dell'inquinamento urbano da gas di scarico. Ma come andavano le cose prima dell'automobile? Qualcuno ha calcolato che a parità di distanza percorsa ci vogliono ben 200 automobili per produrre i gas e i rifiuti rilasciati da un solo cavallo, tra i quali non meno di 15 kg di escrementi al giorno. Nei primi anni del secolo, Londra, che era una delle più grandi e ricche città del mondo, era soffocata da un enorme traffico di carrozze e carri trainati da cavalli. Pensate che gli angoli delle strade erano presidiati da circa 6.000 cosiddetti pulitori dell'attraversamento, il cui compito non era quello di tenere pulite le strade, ma quello di tenere libero dal letame almeno un piccolo passaggio che consentisse ai pedoni di attraversarle. Quasi 100 anni fa, l'automobile ci salvò dai gas dei cavalli. E oggi, quale nuova tecnologia ci salverà dai gas dell'automobile? Per la scienza in cucina oggi parleremo di acque minerali e vedrete che non mancheranno le sorprese. Per entrare in argomento però cerchiamo di capire meglio prima come prendono origine, che cosa sono le acque minerali. Semplificando molto il discorso si possono dividere in due grandi categorie. La prima è quella delle cosiddette acque oligominerali, cioè sono acque che contengono pochi minerali. Perché? Perché generalmente vengono raccolte in montagna. Qui abbiamo un piccolo plastico che ci mostra come la cosa avviene. I ghiacciai, sciogliendosi, fanno ruscellare l'acqua che si infiltra poi nelle rocce e in questo percorso l'acqua perde impurità e diventa limpida e lungo questo breve tragitto sottrae alcuni minerali, pochi, alle rocce che attraversa e che magari rappresentano anche un solo tipo di minerale. Quindi è un'acqua oligominerale. L'altra categoria invece è molto più complessa. Anche qui il principio è semplice. Queste acque che si originano con le piogge attraversano in profondità vari tipi di strati geologici. Il loro percorso è molto più lungo e quando affiorano poi in una sorgente portano con sé molte sostanze minerali che hanno raccolto lungo il tragitto. Quindi sono acque diverse a seconda dei tipi di roccia con i quali sono stati a contatto e anche della solubilità di queste rocce. Possono contenere quindi sodio, ferro, calcio, magnesio o vari altri tipi di minerali in dosaggi diverse. Spesso le falde d'acqua entrano in contatto anche con del gas che proviene in profondità dalla terra, in particolare questo gas è anidride carbonica, qui non l'abbiamo rappresentato con queste bollicine, specialmente in Italia questo avviene che è un territorio molto vulcanico. E in questo modo le acque diventano gassate e questo aumenta ancor più il loro potere di scioglimento delle rocce. Ricordo che quando ero ragazzo esistevano persino delle acque minerali che attraversando certi strati diventavano radioattive e l'etichetta portava con fierezza la scritta acqua radioattiva. Poi dopo la bomba atomica quelle etichette scomparsero. Bene, allora, professor Cannella, cosa dice la scienza dell'alimentazione? Buonasera. Buonasera.
su questo argomento, naturalmente il discorso è molto complesso, ma si possono fare alcune considerazioni generali. Le acque minerali richiamano due concetti, quello dell'acqua e dei minerali, che sono nutrienti essenziali che noi dobbiamo assumere con l'alimentazione, sia con gli alimenti che con le bevande. Ma questo sia che sia acqua del rubinetto o acqua minerale. Non ha importanza. Poi, queste acque minerali contengono dei sali, lo abbiamo visto. Ora, questi sali hanno una funzione nel nostro corpo, a parte il fatto che si possono trovare nei cibi e non solo nelle acque. Oh, esatto. Noi possiamo soddisfare questo nostro fabbisogno con ambedue le cose. Però ci sono controindicazioni, oltre che vantaggi di queste acque. Esatto, perché l'acqua, diciamo cosiddetta potabile, che viene dal rubinetto, c'è un limite di residuo fisso, che è 1,5 grammi per litro. Residuo fisso vuol dire quantità di sale. Quantità di sale disciolto per litro. E invece nelle acque minerali questo residuo è differente. Lei prima faceva presente, le acque olico-minerali hanno un basso contenuto di minerali e sono acque prevalentemente diuretiche, che favoriscono l'eliminazione e la diuresi. Per quanto riguarda invece le acque molto minerali, questo contenuto in sali ha un'azione terapeutica, a seconda del tipo del sale che è disciolto. Però deve essere indicato. Deve essere indicato, per esempio, chi sta bene potrebbe prendere potenzialmente una qualsiasi acqua minerale, non corre alcun rischio. O anche l'acqua del rubinetto. Però, per esempio, chi soffre di ipertensione dovrebbe stare attento al contenuto in sodio. Chi ha predisposizione a formazione di calcoli dovrebbe stare attento a non assumere acque che hanno un eccessivo contenuto di calcio, di magnesio. Ecco, però noi quando andiamo a vedere l'etichetta non capiamo niente. È scritto tutto molto piccolo. Piccolo, ma poi con queste formule in cui non si... Ora, è evidente che queste acque, è un po' come andare dal farmacista e dire mi dia una medicina. La scegliamo sul sapore. Questa qui è più buona perché è più salata, questa ha un gusto d'arancio, mi piace di più. Se hanno un'azione terapeutica, queste acque devono però essere indicate dal medico. Certo, però il consumatore si orienta sull'acqua minerale perché si sa che quest'acqua minerale è imbottigliata come tale alla sorgente e noi ci sentiamo più protetti dall'acqua minerale da eventuali contaminazioni che invece pensiamo possono essere presenti da un'acqua che non viene direttamente dalla sorgente ma che viene dalle tubature. Bisogna dire invece che le acque potabili sono molto ben notevolmente controllate. Qui a Roma, tra l'altro, è buonissima quest'acqua del rubinetto e diciamolo pure, costa 1000 volte meno. Questa caraffa di litro costa 1000 volte meno di questa bottiglia di un litro. Quindi, per riassumere, acque che sono più gustose, però vanno calibrate a seconda delle proprie esigenze. Se uno ha un'ipertensione non può prendere certe acque minerali perché gli possono creare dei problemi e viceversa chi soffre di calcolosi. Certo. Quindi non è che si prenda un'acqua così come... Il consiglio che noi possiamo dare alla gente è di bere fondamentalmente acqua, ovviamente quella del rubinetto costa di meno, l'effetto è lo stesso. I sali minerali, se li troviamo nell'acqua, dobbiamo stare attenti che possono esporci a certi rischi da eccesso. In linea di massima i sali minerali li prendiamo con la frutta e la verdura. Ecco, quindi in sostanza, io adesso non vorrei fare un discorso troppo pessimista, ma mi sembra che della buona acqua del rubinetto... Ci consente la migliore terapia idropinica che esiste al mondo. E ci tutela anche da eventuali economica. Rischi. Certo. Grazie. Molte persone sono convinte che le uova facciano male a chi ha problemi cardiocircolatori a causa del colesterolo che contengono. Non c'è invece nulla di cui preoccuparsi. È vero che le uova contengono colesterolo, ma è altrettanto vero che la maggior parte del colesterolo in circolazione nel sangue è prodotto dal nostro stesso organismo. Solo una piccola parte proviene dagli alimenti. E non bisogna dimenticare che proprio le uova sono tra le più importanti fonti di lecitina, una sostanza che aiuta a rimuovere dall'organismo il colesterolo in eccesso. Le fecondazioni artificiali, lo sappiamo, diventano sempre più numerose, a volte sempre più acrobatiche. Spesso rimbalzano le pagine della cronaca creando perplessità e a volte scandalo. Ma c'è un personaggio che rimane sempre in ombra in queste inseminazioni artificiali ed è l'inseminatore. In molti casi, infatti, non è il marito a dare il seme, ma uno sconosciuto, colui che viene definito il donatore, cioè un personaggio che deve rimanere assolutamente anonimo e che regala i suoi spermatozoi sani e guizzanti a una coppia in difficoltà.
Chi sono questi inseminatori occulti e perché lo fanno? Tra poco vedremo un servizio su questo argomento. Per cominciare però, Elisabetta Bernardi e Luca Romani hanno chiesto al volo, un certo numero di uomini, se sarebbero disposti a regalare i propri spermatozoi. Vediamo. Lei, ipotetico donatore, ci si vede? Non ci ho mai pensato, però sì, perché no? Beh, donatore penso di sì. Se può essere utile a qualcuno, insomma. Beh, insomma, non è una domanda semplice. Non mi sento di dare insieme a un'altra persona, ecco. Non lo so, forse non ho mai sentito l'esigenza di farlo. Se tu invece fossi donatore, ti darebbe fastidio il pensiero di avere dei figli che non conosci in giro? Ma questo non lo so, non ci avevo mai pensato, è una domanda un po' particolare. È brutto, però comunque farei felice magari qualche persona, questo senza dubbio. Tanto gli potrebbe benissimo crescere qualcun altro a posto mio. Non mi piace l'idea di avere figli in giro di cui non si sa nulla. Sì, a me darebbe fastidio avere dei figli in giro che non li conoscerei neanche. Bene, ma vediamo nella realtà chi sono questi inseminatori occulti, come vengono scelti e anche perché lo fanno. Il servizio è di Marco Visalberghi e Elisabetta Bernardi. Il benessere degli ultimi 50 anni ha liberato l'uomo dalle carestie, da infanzie stentate e morti precoci, da fatiche massacranti che per secoli hanno caratterizzato la sua esistenza. Ben nutrito e protetto, il corpo umano ha sviluppato appieno le sue potenzialità, la vita media è quasi raddoppiata, la sua altezza è andata progressivamente crescendo e le sue doti atletiche gli permettono di polverizzare un record dietro l'altro. Eppure, a dispetto della sua smagliante forma fisica, sembra che il maschio odierno stia perdendo la sua capacità riproduttiva. Alcuni segni preoccupanti erano già emersi da qualche tempo, ma uno studio appena pubblicato dal prestigioso New England Journal of Medicine ha rilanciato i timori. Per 20 anni i ricercatori hanno seguito un campione formato da 1350 parigini. Ne è emerso che tra il 1966, data di inizio della ricerca, e il 1986, il numero di spermatozoi prodotti in media dai maschi parigini si sarebbe progressivamente ridotto al ritmo del 2,1% all'anno. La motilità sarebbe peggiorata dello 0,6%, mentre le forme normali sarebbero diminuite dello 0,5% all'anno. In altre parole, gli studiosi hanno calcolato che a 30 anni i maschi nati nel 1945 producevano quasi il doppio degli spermatozoi vitali prodotti dai trentenni nati solo 17 anni più tardi. Se questi dati venissero confermati da altre ricerche, la fecondità del maschio occidentale ne uscirebbe fortemente compromessa. Le ragioni di questo declino non sono ancora chiare. Sono stati tirati in ballo lo stress, l'inquinamento, ma soprattutto la moda dei vestiti attillati. La piena funzionalità dei testicoli dipende dal loro essere tenuti a una temperatura di alcuni gradi più bassa del resto dell'organismo. A proprio sostegno questa tesi porta il caso degli scozzesi, che in virtù dei loro gonnellini sembrano difendere meglio di altri la loro fecondità. Comunque sia, nei paesi industrializzati il 20-25% delle coppie va oggi incontro a difficoltà riproduttive più o meno gravi ed è stato appurato che almeno nel 50% dei casi la causa è da attribuirsi all'aspirante padre. Come reagiscono le coppie di fronte al problema della sterilità maschile? L'8% rinuncia al figlio, il 31% decide per l'adozione e il 61% fa ricorso alle banche del seme. Ma chi sono i volontari che donano il proprio seme? Cosa li spinge? Ma soprattutto per aiutare, diciamo, alcune persone che hanno problemi per quanto riguarda dei figli, che purtroppo non avendone hanno, probabilmente, secondo me, entrano in crisi. Per lo più sono studenti di medicina o abituali donatori di sangue, consapevoli di dover rinunciare ad ogni aspirazione paterna e mantenere un anonimato completo. Qui siamo in un centro CECOS, un'organizzazione che nell'attesa di una normativa italiana in materia applica fedelmente i rigidi criteri stabiliti dai loro corrispettivi francesi.
Prima di tutto il donatore viene sottoposto a una nutrita lista di esami di laboratorio tesi ad accertare che non sia portatore di patologie mediche o di predisposizioni a malattie genetiche. Alla fine dei controlli solo 2 volontari su 10 vengono accettati. E c'è un'ulteriore limitazione. Lo stesso donatore non dovrebbe mettere al mondo più di 6-10 figli. Ma quali sono le richieste degli aspiranti genitori che si rivolgono al centro? Non è che noi indulgiamo nel desiderio della donna di averlo biondo, assolutamente non prendiamo questo in considerazione, ma prendiamo in considerazione la possibilità di far nascere un bambino che assomigli al futuro padre sociale, ossia al marito della donna. E a figlio nato, quali reazioni provoca la presenza impalpabile, ma psicologicamente ingombrante, del donatore padre biologico? Il 74% delle coppie decide di non confidare a nessuno il loro segreto. In particolare, il padre sociale acquisito trova molto difficile ammettere la propria sterilità, che spesso vive erroneamente come una dichiarazione di impotenza. Simili complicazioni psicologiche non possono non gettare ombre e insicurezze anche sul figlio. Il rigido anonimato che circonda il donatore potrebbe offrire il fianco a casi paradossali. Un matrimonio come tanti altri, ma nessuno può escludere con certezza che le nozze, all'insaputa di tutti i presenti, nascondano l'unione tra due fratellastri. È quanto teoricamente avverrebbe se entrambe le madri degli sposi avessero fatto ricorso inconsapevolmente allo stesso donatore. Le probabilità che ciò accada sono per fortuna veramente basse. È stato calcolato che se lo stesso donatore diventasse padre di 8 figli e in aggiunta ne avesse 2 in proprio, le probabilità di un matrimonio tra fratellastri sarebbero 3 su 100.000. Un rischio limitato, che poi non è così diverso da quello a cui ci ha da sempre esposto l'infedeltà coniugale del passato. Che cos'è il raggio verde? Chi ha avuto la fortuna di osservare questo rarissimo fenomeno atmosferico lo descrive come un brevissimo lampo di luce verdastra visibile nel momento in cui il sole scompare dietro l'orizzonte. L'autore di queste straordinarie immagini, Paolo Candì, è riuscito persino a fotografarlo. Quando il sole sta tramontando, gli ultimi raggi devono attraversare uno spesso strato di atmosfera per giungere fino al nostro occhio. L'atmosfera flette leggermente i raggi del sole verso l'alto, ma non tutti nella stessa misura. Quelli verso il blu vengono flessi più degli altri. Siccome l'occhio umano è di gran lunga più sensibile al verde che al blu o al violetto, di questi ultimissimi raggi riusciamo a cogliere solo quelli verdi. Per questo motivo il raggio verde dura così poco, appena qualche decimo di secondo. Rapidamente, prima del cartone animato di Bruno Bazzetto, qualche titolo di libri di scienza appena usciti, alcuni di quali tra l'altro approfondiscono taluni dei temi da noi trattati. Perché il nostro cervello trova certe immagini belle e altre meno belle? In questo libro, di grande interesse per tutti, 2 neurofisiologi ci spiegano alcuni dei trucchi degli artisti. Di Lamberto Maffei e Adriana Fiorentini, Arte e Cervello, Zanichelli Editore. La ricerca delle nostre origini è una delle più affascinanti imprese della scienza e questo libro ci racconta l'ultimo capitolo di questa storia, forse il più interessante perché ci riguarda da vicino, cioè l'origine dell'Homo sapiens. Di Fabrizio Ardito e Daniela Minerva, La ricerca di Eva, Giunti Editori. Questa è una storia che abbiamo visto anche al cinema ed è il racconto appassionante, qui molto più dettagliato che nel film, del salvataggio nello spazio dei 3 astronauti dell'Apollo 13, di Jim Lovell e Jeffrey Kluger, Apollo 13, Sperling e Kupfer Editori. Tutto quello che desiderate sapere sull'animale domestico, più meno addomesticato, cioè il gatto di casa,
lo trovate in questo libro scritto da un grande studioso del comportamento animale, di Desmond Morris, Osservare il gatto, Arnoldo Mondadori, editore. Infine una grande opera per che i ragazzi si avvicinino in modo curioso alle meraviglie della scienza, che è utile per lo studio anche, ma per soddisfare tutte le curiosità alle quali a volte non abbiamo risposta. Enciclopedia illustrata delle scienze di Arnoldo Mondadori, editore. Per concludere, ecco una pillola di Bruno Bozzetto. Un contadino sa molto bene che deve seminare per raccogliere. Se mangia i chicchi destinati alla semina, la stagione seguente non avrà niente da raccogliere. Le società industriali debbono oggi seminare molto in ricerca, scuola, scienza e tecnologia per poter raccogliere in seguito. Non tenere abbastanza chicchi per questa semina significa perdere terreno nella crescente competizione internazionale. Nella prossima puntata... Sul fiume Lovuvu in Sudafrica, la straordinaria amicizia di ippopotami e coccodrilli alleati nella lotta per la sopravvivenza. Facilissima a farsi, difficilissima a mandar via, la macchia e i suoi segreti. Come riconoscere un diamante vero da uno falso? A Super Quark, le tecniche per smascherare le imitazioni. Dalla pentola a pressione alla pentola senza pressione, un esperimento in diretta a Super Quark. Un viaggio straordinario nel mistero della nascita per rivivere i tre giorni più pericolosi della nostra vita. La scuola italiana funziona ancora? L'arrivo di studenti sempre più ignoranti fa scattare l'allarme nelle università. I clamorosi risultati di un test eseguito a Roma.